La congiura di Catilina è uno dei momenti più drammatici della crisi delle istituzioni che caratterizza la storia della tarda Repubblica, dalla prima guerra civile tra Mario e Silla all'affermazione di Ottaviano e alla successiva fondazione del Principato nel 27 a.C. Ma chi era esattamente Lucio Sergio Catilina e quali erano i suoi obiettivi politici? Lucio Sergio Catilina era un giovane ambizioso e spregiudicato, membro di una famiglia illustre ma impoverita. Egli aveva militato nelle file di Silla, poi era passato al partito dei Populares di Crasso e Cesare. Nel 64 e nel 63 a.C. presentò la propria candidatura al consolato. Sconfitto per due volte, la seconda da Cicerone, si rovinò spendendo somme enormi per acquistare consensi e clientele. Nel 63 a.C. cercò allora di imporsi con la forza, organizzando una congiura per eliminare il console in carica, Cicerone. Per marciare su Roma e provocare l'insurrezione generale, allestì un piccolo esercito in Etruria, composto in gran parte da veterani di Silla. La congiura fu scoperta e denunciata da Cicerone, che trascinò in Senato i congiurati rimasti a Roma e li fece condannare a morte, senza concedere loro il diritto della provocatio ad populum, dell'appello al popolo, come consentiva la legge in caso di pena capitale. Cicerone fece dunque eseguire la sentenza, suscitando le critiche dei Populares e di Cesare. Catilina fuggì in Etruria, dove però nel 62 a.C. fu sconfitto con i suoi seguaci e ucciso nella battaglia di Pistoia.